Salve a tutti, benvenuti e bentornati al Pensiero Non Lineare. Questo nuovo video, questa nuova pillola di psicologia, tratterà di un concetto fondamentale per la psicologia, l'apprendimento. Definiamolo subito. L'apprendimento è un processo psichico che consente la modificazione di un comportamento a seguito di un'esperienza ripetuta. In seguito ad un'esperienza, si ha quindi un cambiamento durevole del proprio comportamento e l'apprendimento è quindi legato al concetto di adattamento, che è la capacità fondamentale di un individuo di riuscire a modificare il proprio comportamento in base all'ambiente in cui esso vive. Ed è ciò, questo cambiamento è molto, molto, molto importante anche per la sopravvivenza di una persona. L'apprendimento quindi è un processo psichico che caratterizza l'essere umano, ma non solo, caratterizza anche, per esempio, anche gli animali. Nello specifico però degli esseri umani, l'apprendimento non riguarda solo l'acquisizione di nuove competenze, ma anche di atteggiamenti, di valori, di abitudini. L'approccio comportamentista della psicologia comportamentale sostiene che l'apprendimento avvenga con l'associazione tra eventi o stimoli e quindi le risposte dei soggetti. Le teorie cognitiviste, di contro, sostengono che l'apprendimento avvenga attraverso un processo di elaborazione intelligente degli stimoli provenienti dall'ambiente. In particolare, per i comportamentisti, ciò che viene appreso è una copia di ciò che si è fatto esperienza. Per i cognitivi invece il soggetto utilizza diverse funzioni cognitive per elaborare stimoli nuovi. Skinner, attraverso i suoi studi, nel particolare la Skinner Box, teorizzò il condizionamento operante. L'acquisizione di un comportamento in questo caso, e quindi un apprendimento, avviene a condizione che la risposta operante sia seguita da un rinforzo. Ciò determina la probabilità che quel determinato comportamento sia poi ripetuto. Thorndike considerò invece l'apprendimento come un processo per tentativi ed errori. Questa osservazione portò alla formulazione della legge dell'effetto, secondo la quale un comportamento è più probabile che venga ripetuto se produce effetti soddisfacenti. Al contrario, se gli effetti non sono ritenuti soddisfacenti, il comportamento non verrà più ripetuto. Tolman, infine, propose un concetto diverso e meno riduzionista, sostenendo la presenza di mappe cognitive, capaci di far scegliere, attraverso il principio del minimo sforzo, sempre la strada più breve e semplice. Per raggiungere uno scopo, anche senza la presenza di incentivi, vi era quindi un apprendimento latente.